Presidente, sembra un bel piacere essere in prima linea e parlare con coloro che rendono alto lo sport italiano. Sì, è così. Ha detto tutto. C'è una rappresentanza totale di quello che è il sistema sportivo della regione, federazioni, discipline sportive, enti di promozione, benemerite, tecnici, atleti. Insomma, sono le persone che sono state elette, quindi scelte volute da chi è tesserato per farsi rappresentare, è gente che lo fa da volontario, conosce molto bene la realtà locale e onestamente i numeri sia di iscrizioni sia di affiliazioni sono molto molto positivi per le Marche, pur in un contesto molto complicato del momento storico. Allora Sindaco, è sempre un bel piacere poter ospitare tutti questi personaggi della federazione e soprattutto il numero uno dello sport italiano, il Presidente Malagò. Sì, sicuramente è stata una sorpresa che già sapevamo, però ecco, è stato bello poterli ospitare insieme a lui tutti quanti i responsabili, la giunta regionale e il consiglio regionale del CONI, tutti i presidenti delle varie federazioni e assistere anche a tutta la premiazione che è stata fatta con il distintivo del CONI. Il presidente Luna penso sia stato molto felice di questo, me l'aveva detto già qualche giorno fa quando eravamo stati insieme a Roma. E penso che per lui è una grandissima soddisfazione, grandissima anche per noi come città di Materica. E soprattutto ora ci sarà la festa per quanto riguarda il calcio. Sì, adesso ci trasferiremo in quest'altro meraviglioso teatro di Materica, il Pier Marini, dove ecco, insieme al presidente Malagò, il presidente della regione regionale del CONI Luna, consegneremo anche delle targhe proprio ecco, per ricordare questo evento che il presidente Canil della società sportiva Calcio Materica insieme alla moglie Sabrina che è l'attuale presidente avremo l'onore di consegnargli delle targhe, dei ricordi e questo riconoscimento e questo libro, presentazione del libro dove si parlerà ecco, della storia del calcio di Materica che è nata nel 1921. Presidente, una serata indimenticabile a coronamento di un periodo importantissimo per il Materica. Ma sì, guardi, è stata veramente una serata bellissima, emozionantissima perché soprattutto nei momenti storici ho sentito degli ex calciatori, ex allenatori raccontare con una tale passione come hanno vissuto i loro momenti che devo dire che mi ha emozionato veramente tanto. Sicuramente nel periodo nostro abbiamo portato dei risultati importanti, ma sentire certe testimonianze è stato veramente toccante. Un grande grazie a tutti gli intervenuti, al nostro governatore delle Marche Francesco Acquaroli, al presidentissimo del CONI che per la seconda volta abbiamo avuto l'onore di avere Materica. Non è facile spostare una persona così, però è stato talmente gentile di essere stato qui fino alla fine che veramente grazie infinite a tutti.